Loretta Goggi è l'addio definitivo a tale e quale show. Dopo questa notizia in molti si chiedono cosa sia davvero successo. Una delle donne che è riuscita a insediarsi perfettamente all'interno del mondo dello spettacolo, dimostrando sin dal primo momento che talento, bellezza e professionalità sono in perfetta connessione è proprio lei, Loretta Goggi. In molti hanno potuto ammirare i suoi capolavori artistici e le sue partecipazioni in numerosi programmi TV, uno fra tutti è Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Purtroppo, in questa nuova stagione non la vedremo più. Il motivo è solo questo. Originaria di Roma, Loretta Goggi risulta una delle prime donne ad aver condotto la famosa Kermesse Canora Festival di Sanremo nel 1986 e, in seguito, ad aver condotto un quiz tutto al femminile chiamato Loretta Goggi in Quiz. La prima apparizione nel mondo dello spettacolo è avvenuta nel 62, quando era solo una bambina, nella prosa televisiva della Rai, sotto processo con la regia di Anton Giulio Maiano. Inoltre, sempre giovanissima incide un famoso brano Se la cercherai, scritta da Nico Fidenco, per la riedizione del film francese Sangue alla testa di Gilles Grange. Oltre a recitare e condurre numerosi programmi, la Goggi comincia a dedicarsi anche alla musica tanto che nascono alcuni capolavori come Io sto vivendo senza te e la famosissima Maledetta Primavera, arrivando al secondo posto a Sanremo. Loretta Goggi e i veri motivi dell'addio a tale e quale show. Nonostante il talento, l'eleganza e la grande professionalità al quale il pubblico si era abituato, Loretta Goggi ha preso una decisione circa il suo futuro all'interno del famoso programma del venerdì sera di Rai 1, condotto da Carlo Conti. Stiamo parlando proprio di tale e quale show. A quanto pare, infatti, la donna non sarà tra i giudici della prossima edizione e questa notizia ha destato parecchio dispiacere fra i fan del programma e della donna. La decisione dell'addio al programma è stata annunciata dalla stessa proprio con un lungo post su Facebook. Il motivo non è legato a nessuna notizia negativa, anzi, infatti, ha confessato: conosco molto bene questa sensazione che altre volte ho incrociato sul mio cammino ricordandomi ciò che mi ero ripromessa che sarebbe sempre stato al primo posto nella mia vita. La mia vita. Non mi sarei mai persa di vista. E così ogni volta che ho avuto bisogno di guardarmi dentro, che ho avuto sentore che qualcosa non andasse come doveva, non ho lasciato passare neanche un secondo. Sono scesa al volo dal treno in corsa per riprendermi ciò che mi mancava. E questo è uno di quei momenti, sento quel campanello suonare per un desiderio che dopo 13 anni torna a farsi vivo. Potermi sentire di nuovo libera di fermarmi per un po', farlo un'ennesima volta, godere di un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote. Sempre nel post su Facebook, la donna ha continuato aggiungendo: vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e quale show, programma che resterà sempre nel mio cuore, come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione. Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un'altra esperienza. Un'ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e, colmo dei colmi per chi ha una certa età, tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita. Il pubblico, però, si augura che la donna possa tornare presto. Chissà nella prossima edizione.